Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati qui su Litra Technology in un nuovissimo video. I più attenti voi hanno già visto questa configurazione che andremo a vedere oggi dal valore di 600 euro, ma in realtà attualmente martedì 26 maggio costa 570 euro nel carrello di Amazon, il totale di 570 euro. Quindi davvero una ottima configurazione tra i 550 e i 600 euro per il Full HD, per alti frame rate, logicamente con dettagli tagli a minimo o medi, ma soprattutto con ottimo processore appena uscito e scheda video che, nonostante l'età, si comporta ancora veramente molto molto bene. Prima di continuare ad andare a vedere la componentistica, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche di tutte le uscite dei miei video, delle live, che magari probabilmente prossimamente ci sarà una live su questo canale, ma soprattutto mettete tantissimi mi piace, scrivetemi nei commenti cosa pensate di questa configurazione. Andiamo subito a vedere quindi la configurazione da 570 euro circa, dai 550 ai 600 diciamo che sta questo range di configurazione, con come protagonista il nuovo processore dell'AMD, il Ryzen 3100. Parliamo di un processore quad core con un turbo di 3.9 GHz, 7 nanometri come processo produttivo, quindi tante altre caratteristiche che avete sicuramente già letto e visto in giro. Ho fatto anche io un video a riguardo su questi processori, quindi parliamo comunque di un processore veramente niente male, sia per il gaming sia per un minimo di produttività, magari se vogliamo effettuare un minimo di editing. Comunque un processore adatto a livello basilare per poter giocare principalmente. È paragonabile a un i3 sotto il punto di vista del gaming, ma sotto il punto di vista della produttività lo possiamo paragonare al più costoso i5 9400. Quindi sotto questo punto di vista veramente un ottimo processore per un ottimo prezzo, attualmente a 118 euro con spedizione gratuita. Attualmente i prezzi di qualche prodotto sta tornando disponibile, altri prodotti stanno iniziando a scendere di nuovo di prezzo, quindi forse si inizia ad avvicinare di nuovo alla possibilità di poter comprare della componentistica a buon prezzo. Il case, tutto ciò che andremo a mettere, tutta la componentistica l'andremo a mettere dentro questo Kolling Stronghold White, che sto utilizzando veramente molto spesso nelle mie configurazioni, perché per 55 euro abbiamo un bel case middle tower con la paratia in alto per andare a mettere anche un radiatore fino a 240, abbiamo già incluso una ventola frontalmente e una posteriormente da 120 mm, gabbie per gli hard disk, alloggiamento per l'alimentatore e cavi, e nella parte di dietro non è molto, sicuramente non è molto spesso, però comunque l'alloggiamento dell'alimentatore ci dà la possibilità di andare a nascondere il malloppo di cavi che avanza lì sotto. Poi bianco, mi piace veramente molto, davanti non si vedono le ventole, quindi veramente molto minimale. Se non vi piacciono questa tipologia di case troppo minimali, ma volete gli RGB, allora dovete spendere sicuramente qualcosina in più, e magari se vi serve scrivetemelo nei commenti o in descrizione. Trovate anche l'email per chiedermi delle configurazioni personalizzate, in tantissimi di voi me le chiedono e perdonatemi se non riesco a rispondere a tutti velocemente, però cerco di inviare configurazioni a tutti quelli che mi chiedono configurazioni. Non mi chiedete assistenza su componentistica, assistenza su dei PC, su dei prodotti, ma cercate di affidarvi a specialisti del settore, ragazzi, perché è veramente, il lavoro è tanto lì vicino, e quindi è meglio che vi segue qualcuno passo passo. Chiusa parentesi e continuiamo con la nostra configurazione. Alimentatore Kolling da 600 watt, un 80 plus bronze, un semi modulare, un alimentatore veramente niente male per il prezzo. Lo paghiamo 53 sui 60-62 euro più o meno, veramente per 600 watt semi modulare davvero davvero niente male. La stessa marca del nostro case, è poco conosciuta, però mi sono messo in contatto con loro, mi stanno iniziando a inviare un po' di prodotti, anche altri case da dover testare e recensire, quindi sto vedendo alcuni case a ottimi prezzi, veramente niente male, quindi una bella azienda. Ma voglio toccare con mano il materiale, voglio toccare con mano i loro prodotti, quindi a breve, non vi spoilerò altro, ci sarà una recensione su un case loro. La scheda madre, una Gigabyte B450M DS3H, una scheda madre compatibile con la serie 3000
quindi col nostro processore, non una scheda madre top del top, però per 78 euro niente male. Diciamo che prima in altri tempi si acquistava sicuramente a meno. Abbiamo i 4 slot soliti, se vogliamo possiamo mettere un NVMe, non supporterà molto probabilmente i nuovi processori della serie 4000, però per il nostro processore andrà assolutamente più che bene. Doppio slot RAM, due RAM quindi da 4 GB, raggiungiamo gli 8 GB da 3200 MHz. Non raggiungiamo i 16 GB perché altrimenti saliamo come prezzo. Se vi necessita raggiungere i 16 GB perché magari fate editing un po' più pesante, se fate montaggio video, se volete fare dello streaming, il processore più o meno faticherà, però comunque se volete farlo, in quel caso vi consiglio di prendere due banchi da 8 GB. Dovete aggiungere quei 30 euro in più. Arriviamo con i prezzi attuali ai 600 euro con 16 GB, è veramente ottimo, e avremo in quel caso due banchi da 16 GB. Ma per i giochi che ci permetterà di giocare alla nostra scheda video, 8 GB saranno assolutamente sufficienti, e per l'utilizzo solamente da gaming è estremamente sufficiente. Passiamo alla memoria SSD Crucial BX500 da 480 watt, circa 61 euro di SSD con solite velocità e comunque un SSD veramente molto economico e niente male come affidabilità e come prestazioni. Abbiamo 500 GB, 480 per l'esattezza, dove poter mettere il nostro sistema operativo, i nostri giochi, i nostri programmi. Se effettuiamo, come dicevo prima, registrazioni dei nostri giochi, difficilmente, ripeto, lo potremmo fare con il nostro processore, o arrancherà un pochino, magari dovremmo scendere come bitrate, la qualità non sarà il massimo, magari avremo necessità di un hard disk esterno anche da 1 TB. Però comunque con questo SSD da 500 GB potremmo veramente fare ciò che vogliamo, e io consiglio sempre un SSD da 500 GB minimo piuttosto che prendere un SSD da 128 per poi andare a mettere un hard disk dove mettere tutti i software e tutti i giochi, che comunque rallenterebbe. A questo punto eliminiamo il 128 GB e mettiamo tutto su un hard disk. Ultimo componente, la nostra scheda video. Anche se pur datata e abbastanza vecchiotta, una RX 570 ad 8 GB. 8 GB comunque sono tanta roba, sono tanta memoria per le prestazioni della scheda, per le velocità, per tutto quello che ha questa scheda. Logicamente non potremo pretendere di giocare in Full HD ad altissimi frame rate con dettagli alti. Per raggiungere alti frame rate comunque i dettagli dovranno essere medio bassi su molti giochi. Su altri giochi, diciamo che su tutti i giochi riusciamo a giocare tranquillamente sui 60-70 fps, dipende da gioco a gioco, lo dico sempre ragazzi, lo sottolineo sempre, 60-70 fps con tutto al massimo. Dato che mi chiedete sempre quanti fps fa su Fortnite, ve lo dico subito: con tutto a medio, con dettagli al medio, raggiungiamo tranquillamente 140-150 fps. Se invece non vogliamo badare a spese, quindi vogliamo la qualità epico, ma magari andiamo a togliere lo shadow, riusciamo a raggiungere anche gli 80-90 fps. Se invece non vogliamo limiti e vogliamo la qualità al massimo possibile, allora non scenderemo mai sotto i 55-60 fps. Parliamo sempre del Full HD. Quindi sotto questo punto di vista parliamo di una configurazione da gaming da 550 euro circa, qualcosina in più, o se volete magari più RAM da 600 euro, davvero niente male per i gaming di adesso. Purtroppo la scheda video è un po' più datata, ma più in là col tempo potremmo venderla e acquistarne un'altra. La cosa più bella proprio dei PC assemblati è che possiamo fare gli upgrade che vogliamo, ma soprattutto troviamo tanto nel mercato dell'usato. Io non vi porto configurazioni usate perché per me magari questo PC poteva costare 300 euro, ma per te, per voi, potrà andare a costare 350-400, perché bisogna trovare l'occasione del momento. Quindi è per questo che non li porto. Però la base, a parer mio, è partire sempre da un PC nuovo. Una volta che io ho un PC nuovo, anche io ho venduto e acquistato tantissima roba usata, e così facendo riuscivo quasi
quasi a livellare quello che erano le spese. Quindi vendevo, che ne so, la mia GTX 980 a 200 euro e compravo per 230-240 una GTX 1070. Quindi facevo acquisti e rivendita dell'usato con veramente pochi euro di differenza. Quindi una volta che entrate nel mondo dell'assemblaggio, sapete come assemblare un PC, sapete costruirvi un pochino voi, avete un po' di manualità, allora vi consiglio di assemblarvi il tutto da zero per poi effettuare upgrade in futuro, man mano che magari usciranno delle occasioni anche nel mercato dell'usato. Noi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi. Grazie per aver seguito questo video. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, mettete tantissimi mi piace, scrivetemi nei commenti cosa pensate di questa configurazione. Se avete necessità di una configurazione personalizzata o di consigli per l'acquisto di una configurazione, trovate l'email in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, da Elytra Technology. Informo che in descrizione potete trovare il canale Telegram dove tutti i giorni pubblico le migliori offerte di Amazon. Per evitare di perdervi la migliore offerta della componentistica che magari state cercando, entrate sul canale Telegram che trovate all'interno del link in descrizione.